Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo queste ciambelline al caffè, dei biscotti semplicissimi per smaltire le sughero di lievito madre. In una ciotola versate 500 g di farina 00, 200 g di zucchero, 150 ml di caffè. 100 ml d'olio di semi, abbiamo l'esubero. Per questa ricetta ne basteranno all'incirca 100 grammi. Il mio esubero era in frigo, l'ho tirato fuori un paio d'ore fa e adesso posso utilizzarlo. Vi ricordo che l'esubero è quella parte di lievito madre che vi rimane nel barattolo quando fate il rinfresco, quindi è un lievito che non va rinfrescato, oppure un lievito madre rinfrescato e tenuto a temperatura ambiente per oltre 8 ore, che quindi è oramai collassato e ha perso parte della sua forza. L'esubero potete conservarlo anche in frigo, sempre chiuso in un barattolo, e potete conservarlo fino a 4 giorni. Quando dovrete utilizzarlo, lo tirerete fuori dal frigo, lo lasciate a temperatura ambiente un paio d'ore e poi potete impastare. Sul mio canale trovate tante ricette per smaltire l'esubero. Adesso impastate pure con le mani. Questi biscotti sono semplicissimi ed è un'ottima ricetta per smaltire l'esubero. Chi non ha l'esubero può usare tranquillamente mezza bustina di lievito pane degli angeli. Ecco pronto il nostro impasto, come vedete ha la classica consistenza di una frolla. Adesso mettetelo in una ciotola e lasciatelo riposare esattamente per 30 minuti, giusto il tempo di rilassare un attimo l'impasto. E adesso formate dei cordoncini. Più o meno dello spessore di un centimetro. Unite le estremità, schiacciate bene e passate i biscotti solo da un lato nello zucchero. Ed ecco pronte le nostre ciambelline. E adesso proseguite così con tutto il resto dell'impasto. Sempre da un solo lato nello zucchero. E adesso mettete su di una teglia rivestita con della carta forno e poi subito in forno.
Forno già caldo, statico, 180 gradi per circa 15 minuti. Ed ecco qui le nostre ciambelline appena uscite dal forno. Mi raccomando, provatele perché sono delle ciambelline velocissime.